Che nessuno lasci questa sala. Hanno rubato i brillanti dei Romanov. Sono Tony Lynch, detective privato ai vostri ordini. Segretezza è il mio motto, non parlo mai. Anche sul mio biglietto da visita non c'è niente. Sono lo stesso Tony Lynch che smascherò la truffa internazionale delle miniere di uranio. Scotland Yard fece fiasco, non parliamo dell'Interpol. Chiamarono me e il mistero fu risolto. Confessai. I brillanti dei Romanov ancora introvabili sono valutati $1 milione. Da 10 anni sono sulle loro tracce attraverso il Grand Canyon, sui Pirenei, intorno al Capo di Buona Speranza e in casa del mio portiere. Fu quest'ultima traccia che mi condusse ad un gruppo di giovani attori che lottavano per mettere su una rivista. I brillanti gli hanno portato fortuna, denaro? Ma che? Ancora una volta si è ripetuta la stessa storia. Una storia di pericoli, crudeltà, violenze, misteri, fumetti. A proposito, ci dimentichiamo di una cosa importante. Il titolo. Love happy, I'm love happy. It's wonderful to know the meaning of happy. And if I do, because of you in my heart. Heart happy, I'm kiss happy. Whoever would believe that I'd be this happy? Why are skies blue? Because of you. Oh, my darling, my daisy, I may be crazy, but haven't you found that we're doing what we like, and gee whiz, we feel like it's on a merry-go-round. Night happy and day happy, I see a future where I'm gonna stay happy, and I know why all my dreams come true, 'cause you're love happy too. Questo è Mike Johnson. Balla benino, non vi pare? Si è allenato con un amico cui doveva $10. Maggie Phillips è innamorata di Mike. Balla bene anche lei, eh? Beh, grazie, adesso è seduta e non si vede. Ecco la migliore amica di Maggie, Bunny Dolan. Ha investito i suoi ultimi $300 nella rivista. L'inverno è freddo, così sta lavorando ai ferri una coperta elettrica. Is there a band-aid in the house? Questi giovani che stanno lottando per il successo hanno tutti due cose in comune. Sono senza quattrini e senza alimenti. Oggi hanno già saltato la colazione e le loro speranze per il pranzo sono puntate su di un uomo, Harpo, del reparto rifornimenti volanti. È pigro e la spesa la fa fare agli altri. Sembra un negozio di prima categoria quello, vero? Bene, apparentemente sono specializzati in cibi freddi, ma nell'interno trattano i brillanti che scottano. Grazie, bravo uomo, grazie. Grazie. Oh, grazie infinite. Ercole tesoro.
si calmi e si tolga quel ghigno dal viso, che la polizia è in giro. Sì, madame. Aspettiamo in ufficio. Sì, madame. Va bene, ragazzi, lasciatela là. Dimmi, Pippo. Grazie, ragazzi, grazie. Marmellata di pellicano. Arriva mercoledì con il Queen Mary. Ce l'ho, ce l'ho. Zitto, Lefty. Era nella terza cassa, quella col... Ho detto silenzio. Voglio godermi questo momento. Mi è costato molti sacrifici. Quanti commissari del popolo ho sposato? 5, Madame Prudovic. 8 mariti. Sì, col Granduca e i 2 ambasciatori. 8 matrimoni in 3 mesi, prima di riuscire a trovare la collana dei Romanov. Sulle sue tracce, da sposo a sposo. E voilà, finalmente il mio possesso. Per favore, Lefty. La collana reale. $1,000,000 in brillanti senza pari. Ho superato anche me stessa. C'è qualcosa che non va, Lefty. Cosa? No, impossibile. Non è questa la scatola. Mi permetta di insistere, ma è proprio quella. Dov'è la scatola con la croce di Malta? Ma quella che hai in mano. Questa scatola non ha la croce né di sopra né di sotto. Ma come? La croce di Malta c'era, l'ho vista io, l'ho baciata, si sarà cancellata. È stata usata una speciale pittura. Non avrebbe potuto essere cancellata anche volendo. Signor Trogmorto, voglio presentarvi i fratelli Zotto. La loro specialità è di divertirsi con la gente che non mi piace. Ma non me la lascia aprire, sono certo che i brillanti sono qui. Non somigliano ai brillanti reali dei Romanov. Procedete, signori.
8 matrimoni sprecati. L'altra gamba, Nibali. Ho paura che dobbiate smettere, non riesco a concentrarvi. State perdendo tempo, signori. Il signor Throckmorton è un individuo troppo debole per cercare di ingannarvi. Fatelo riavere. Non riesco a comprendere. Non riesco a comprendere. Sì, tu. Chi c'era quando ha trovato la scatola con la croce di Malta? Oh, neanche un'anima. La porta era chiusa, me la sono messa in tasca e... Aspetti. Sì, c'era qualcuno dall'aspetto strano. Sembrava un mendicante. Chiami la polizia. La informi che un topo di magazzino ha fatto un colpo da Herbert Herbert. Descriva l'uomo che ha visto. Offro un compenso di $2,000 per la sua cattura. Portino gli indiziati al mio appartamento uno alla volta. Comando della polizia, prego. Here's another Broadway hopeful, Faustino the Great. For 20 years, he was an organ grinder with a monkey. Then one day, the monkey went on strike. He wanted shorter hours and longer bananas. Now, Faustino is a mind reader, if he only had a mind. 5 minuti di riposo. Mi scusi, prego. E lei, Mike Johnson? Che cosa vuole? Sto cercando un lavoro. Mi spiace, sono al completo. Ehi, aspetta un momento. Lei sta perdendo un buon affare. Mi hanno detto che sta mettendo su una rivista con attori sconosciuti, con gente di cui nessuno ha mai sentito parlare. Bene, io sono il più sconosciuto degli attori che siano mai stati a Broadway. Il suo nome? Faustino il Grande. Lo ha mai sentito? No. Vede, che cosa le ho detto? Per cosa è sconosciuto? Non è per vantarmi, ma sono rimasto ignoto come lettore del pensiero. Ora le do una dimostrazione. Lei sta pensando a qualcosa? Sì, ebbene? Ah, lei sta pensando ad una bella bistecca al sangue con contorno di patatine fritte. L'uscita da quella parte. Beh, se questo non le va bene, che cosa vuole? Vuole forse un prestigiatore? Ah, se ne vada. Una maschera, allora! La lampadina ce l'ho già! Salve, Lyons. Signor Lyons, felice di vederla. Una cera stupenda. Sì, davvero. Il signor Yorkman doveva essere qui alle 9:30, sono le 11. Non si preoccupi, socio, verrà. Non mi dica di non preoccuparmi e non mi chiami socio. Mi riporto via tutti i miei costumi e gli scenari, e subito. Ma lei è matto, tirarsi fuori così dal più grande successo di Broadway. Lasci stare il successo. Il signor Yorkman doveva essere qui per finanziare la rivista, giusto? Gliel'ho già detto, garantirà lui. Bene, qui non c'è, giusto? E ora veniamo al numero 2. La situazione è questa, o il signor Yorkman con gli $11,000 o io mi porto via tutto quanto e subito. No, un momento. Mi scusi, lei è il signor Lyons? Sì, sono io. Che fortuna averla incontrata. Sì, stavo parlando poco fa con Max Yorkman nel suo ufficio. Lei è un amico del signor Yorkman? Amico? Max e io siamo così, praticamente schiena e camicia. Bene, felice di conoscerla. Sa, Max mi ha detto, Faustino, vuoi un posto? Vai a trovare Mike Johnson, finanzio io quella rivista. Ti farà lavorare. È proprio quello che ha detto il signor Johnson. È sufficiente per me. Finanzia la rivista, ha detto? Avanti, cerchi di ragionare. Sarei qui se non fosse così. Ho cercato di telefonare al signor Yorkman per... No, sapere... non deve più rivolgersi a Max d'ora in poi. Basta che parli con me. Forse sono stato un po' impulsivo a voler portar via il materiale. È più che umano. È pieno di imbroglioni quest'ambientaccio, sa? Forse conosce davvero il signor Yorkman. È una presa in giro. Tutta la rivista è una presa in giro. Sono assurdo. Ma certo. Grazie, grazie, grazie cara, grazie. E quant'è la paga? Queste domande sono del tutto superflue. Qui non è pagato nessuno.
Finché non si incassa almeno. Oh, non ci vadi. Alle volte non so dove ho la testa. Sono un salame. A proposito di salame. Gli è successo qualcosa. È ora di pranzo e non è qui. Il salame? Harpo. Ehi, Jim. Hai visto un vagabondo con la faccia da scemo e i capelli folti? No, no, c'è un premio di $2,000. Harpo, ti stanno aspettando, sei in ritardo con il pranzo. Thank you, laddie. Sardines? Portuguese skinless eyeless sardines? What cruelty, what barbarism. I thank you, no, sir. Here you may keep your sardines. Niente per me. Vuoi che ti lega di nuovo il pensiero? Va bene, comincio a pensare. Stai pensando la stessa cosa alla quale pensavi ieri. E anche l'altra ieri. Non sai pensare ad altro. Vorresti che una bella ragazza ti sorridesse. Questa è la sola cosa che desideri, che questa ragazza ti sorrida, non è vero? Va bene, smetti di pensare ora. Che cos'hai per me? No, non voglio sardine. Mi avevi promesso qualcosa di speciale. Cosa gelato. Gelato misto di frutta. Cavaliere ha fatto un bel colpo. Ah, le mangerò domani. Bonnie Dolan, tocca a te. Proviamo. Lift up your curly blonde head, 'cause mommy's got something to ask you.
before you crawl into your nice warm bed. Mama wants to know who stole that jam, who's been in her nice clean kitchen, who stole that jam? Was it little Tom or Sue or Mabel? Who stuffed it off the table, even ate the label? Mama wants to know who made this mess. Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. Mama, was it cooking? Well, that stuff was cooking. None of you had better scram. Who stole the jam? Mama's not the type that gets excited. She's left those groceries home without a squawk. But Mama's gotta find that guilty party. One of you kids have to talk. Mama wants to know who stole that jam? Who's been rifling all those goodies and her leg of lamb? Seems to me you're acting kind of flustered. Bet you ate that custard and topped it off with mustard. Mama wants to know. She don't want to guess. Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. You're that little Ella who sucked it off the shell of. No, mi dispiace per niente. Grazie per il vostro disturbo, ma l'uomo che cerchiamo non è... Buongiorno. Cercate ancora. Ancora niente. Dovremmo aumentare il compenso. Apra la porta. Se riuscirò a mettere le mani addosso a quel ladro, si pentirà di essere nato. L'ho preso mentre ero di rondo. Ho pensato di portarlo su per vedere se era quello che cercavate. Capelli folti e faccia da secco. Sì, sì. Mi scusi un istante, non lo lascio scappare. È proprio lui. Eh, certo. Assolutamente, è il nostro uomo. Cosa facciamo? Gentile disturbarsi così. Ah, nessun disturbo, signora. È lui che cercava? No, non è lui. C'è soltanto una leggera somiglianza. Niente di più. Bene, fila via. No, un momento. Perché lo manda via così? Questo povero uomo ha un'aria così sperduta, così miseranta. E sembra tanto intelligente. Vorrei proprio fare qualcosa per lui. Le dispiace lasciarlo qui, per favore, tenente? Sarei più prudente se fossi lei, signora. Non è bene fidarsi. Oh, poverino. Ha un aspetto così innocuo ed affamato. Per favore. E va bene, continueremo le nostre ricerche. Molto gentile, arrivederci, grazie. E ora, brutto manicomio. Signor Trasmorto, devo chiederle di uscire. Sì, madame. Lo sta ipnotizzando.
Io sono Madame Prudovic. Ti sto cercando da molto tempo. Perché penso che tu abbia qualcosa per me. Alfonso, Annibale, frugate. No, Alfonso, Annibale, aspettatemi di là. Penso che staremo meglio da soli, vero? Mi piace. Mi piace molto. Non voglio che tu ti senta solo e abbandonato. Voglio farti delle domande. Delle domande personali. Ma tu non devi mentirmi. Non mi va quando la gente mi dice bugie. Mi offendo. Alfonso, Annibale! Non riesco a farlo parlare. C'è il sistema per farlo parlare. Qui, gli ordini li do io. Brutta canaglia. Non basta così. Cosa hai fatto della scatola di sardine? Rispondimi. Oh, portatelo via. Lavoratevelo voi. Ma non avrebbe ottenuto nulla. In quel momento le sardine erano sul tavolo nel camerino di Maggie. Per 3 giorni Maggie aveva mangiato i regali di Arpo, pollo arrosto. Tacchino, gorgonzola. Se avesse avuto simpatia per le sardine, la rivista sarebbe stata salva. Intanto la compagnia era arrivata alla prova generale, ignara dei guai che lo aspettavano. I tussled with her. Well, it was too hot to tussle, so we went swimming. Meanwhile, Faustino had kept the show alive by keeping lions happy. He offered them all kinds of tempting inducements. A dozen harmonicas. A solid mahogany lamp table. A sterling silver trash basket. A set of the Encyclopedia Britannica. But Lyons was no dope. He selected the blonde on the end. When Faustino told him the blonde was married, Lyons got very angry. He said if he didn't get the money in the morning, he would close the show. Meanwhile, the cast went on with dress rehearsal, unaware of the troubles ahead. Preparatevi, ragazzi. C'è il numero di Maggie adesso. Now, don't forget, you're on an island where you haven't seen a dame in months. So look hungry. Look hungry? Are you kidding? Okay, Jim, put on the rein. Let's go.
Cambiarti costume. Frattanto, Madame Prudovic, indossati i pantaloni da donna pantera, stava cercando ogni sistema per far parlare Arthur. Cominciò con la tortura della corda ungherese. Per 6 ore Arpo stette su una sedia a fumare una corda. Poi
spaventosa ruota, un'autentica ruota del laboratorio del diabolico Ferdinand von Krakenwitz di Monte Carlo. Fate il vostro gioco! Fate il vostro gioco! For 8 hours, another little appliance designed by the same Ferdinand, the Krakowitz Crusher Washer. With this machine, you can wash your underwear without taking it off. Visto che Arpo non si decideva a parlare, la signora Prudovic decise di occuparsene personalmente. Questo significava una cosa sola, la sua specialità, la tremenda tortura dello strizzabudella. Non ha ancora parlato? Ma che? E l'acqua? Sta gocciando. Ha dormito? No, signora. Ha mangiato? È digiuno. 3 giorni senza tregua. Mi pare insolito. Portatemelo qui nel pomeriggio e faremo la prova della mela. E così rifiuti di parlare? Continueremo a sparare finché non ci dirai quel che vogliamo sapere sulla certa scatola di sardine portoghesi. Fuoco! Rimettiti subito quella mela sulla testa. Oh. Non lo toccate, idioti. È l'unico che può condurci alla scatola di sardine. La pistola non è carica, vero, Alfonso? No, madame, è scarica. Hasn't the nerve, he won't shoot. C'erano solo 4 colpi dentro, vero? Esatto, madame. Prendetelo, ora è scarica. Preso in giro. Può parlare. Lo aggiusto io. No, no. Fallo parlare. Sentirò anche. Lei, lei è senza cuore, vogliono cantare, vogliono ballare. E lei che sa fare? Sa dire no. Lei dice basta con la musica. Ma chi è lei, Toscanini? Arpo! È una specie di codice. Signor Lyons, faccia fare silenzio, prego, che c'è Arpo. Dov'è? Sto leggendo il suo pensiero. Troppo in fretta, non riesco a leggere, spolverati le idee. Così va meglio. È a una festa. Dice che gli stanno tirando delle mele. Si diverte un mondo, eh? Questo è strano. Una bella donna è innamorata di lui per via delle sardine. Rosa? Dici davvero? Questa bella donna vorrebbe sposarlo.
Dile di venire al teatro Windsor, abbiamo un sacco di sardine. Sono al teatro Windsor. Dice che è una donna molto ricca. Ora smetti di pensare e ascolta. Siamo nei guai. Portala qui al teatro subito, tra mezz'ora. Vai presto, sbrigati, di gran carriera. Arpo salva la rivista, ha trovato una moglie con un sacco di soldi. Non ci credo più a queste fandonie. Le chiama fandonie. E amore, ci porta qui i soldi. Ragazzi, continuate a sgomberare. Lei è musicista. Beh, una volta suonavo. L'ho capito dal primo momento che l'ho vista. Mi sono subito detto, questo signor Lyons non è così duro come vuol far credere. Deve avere qualcosa dentro di sé, qualcosa che gli viene su dal cuore. Quale musica preferisce? E la musica zigana. Musica zigana, è magnifico, io ci vado pazzo. Ehi, fermatevi voi, fate silenzio. Fermatevi tutti, il signor Lyon suonerà per noi. Ecco, conosci suona zigano, suona? No, quella no. Va bene, conosci serenata zigana? No. Cosa conosci? Canzone zigana. Canzone zigana. Già, ma so solo il refrain. No. Io sono la strofa e lei mi segue. Lei suona il motivo, io ci ricamerò sopra. Che vuol dire ci ricamerà? Beh, così. Molto bene, lei ricami con quello e io cucirò con questo. Senta, signor Lyons, io capisco che lei voglia fare una buona figura, ma per favore non suoni meglio di me. Cosa? Sa che vuol dire cantabile? No. Quanto tempo ha studiato musica? 15 anni. Pensi che con 2 anni soli poteva diventare pompiere? Come? Va bene, lasciamo stare il cantabile, cercherò di semplificare per lei. Lo suoniamo allegro pizzicato. Verrà fuori una cosa che al Metropolitan nemmeno se la sogna, lo lasci fare a me. Conosce l'allegro pizzicato? No. Conosce Gigi pizzicato? No. Nessuno della famiglia pizzicato? No. E allora chi conosce? Conosco un esposito. Peppino! Sì. Lo suoniamo Peppino. Se non conosce altri. Thank you.
suoniamo il pezzo dell'ouverture. Coraggio. Sentite, ragazzi. Ho notizie un po' tristi da darvi. La nostra rivista non si fa. Chiudiamo questa sera senza nemmeno vedere Broadway. Mr. Max Yorkman, who promised to underwrite our production, has seen fit to remain invisible, together with his bankroll. Il signor Lyons non si fida di noi. E sta portando via gli scenari e i costumi che ci aveva dato. Scusi, signor Johnson, io proporrei di fare quello che gli attori di tutto il mondo hanno sempre fatto dai tempi di Thespi e di William Shakespeare. Recitare, cioè, senza scenari, né costumi, né compensi. Mi spiace, ma non posso mettere su una rivista con queste basi. Cale il sipario, la lezione è finita. Sarà per un'altra volta. Mi dispiace, signor Johnson, ma il signor Lyons ha detto di portar via tutto. Beh, vuota il sacco. Non ho niente da dire. Non hai bisogno di parlare, piccola, ti si legge negli occhi. Sono un vigliacco, un inetto. Niente affatto, Mike, tu sei quello che sei. E cioè? Un giovanotto simpatico, carino, gentile, che non deve occuparti di teatro. Grazie. Su, prendi del caffè caldo. Ed ora parliamo del tuo avvenire. Che ne diresti di un chiosco per la vendita delle bibite? Pensa, Mike, con un bel grembiule bianco e circondato da bottigliette di tutti i colori. Mettila. Prendi delle sardine, Mike. Non ho voglia di sardine. E non intendo mettere su una rivista povera. Ci rinuncio. E non dirmi drammaticamente che dobbiamo farla ad ogni costo. È inutile. È finita. No, non è finita. Andremo in scena senza scenari e anche senza costumi. Solo con la fiducia del pubblico. Debutteremo e andrà benone. E come no? Dava, ci usciamo di qui, andiamo a mangiare un boccone e a festeggiare. Cosa c'è da festeggiare? Il tuo compleanno. Non cambiare argomento. Ascolta, Mike, la rivista è buona e se solo... Credi che nella vita accada come nelle favole? Sì, lo credo. Favole, sardine. Che c'è adesso? Per favore, dove posso trovare signor Mike Johnson? Provi a guardare vicino alla porta. Oh, magnifico, lei è davvero il signor Johnson. Posso esserle utile? Sì, signor Johnson. E come? Nella rivista, forse. Lei ha una parte per me, vero? Oh, mi spiace, signorina. Madame Prudovic. Madame Prudovic. Signor Johnson, lei deve avere una parte per me. Troppo tardi. Ma perché? Per via dei quattrini. Ne abbiamo troppi. Quello che vogliamo dirle, signora, cercando di non prenderla troppo tragicamente, è che stiamo togliendo le tende per motivi finanziari. Sarà per un'altra volta, Madame Prudovic. Oh, vuol dire che la rivista non si farà e che gli attori se ne stanno andando via? Oh, no. Di quanto denaro ha bisogno, signor Jones? Un prestito nazionale ci vorrebbe. Signor Jones, dico sul serio, io le darò il denaro. What kind of a voice do you have? Oh, no, not for myself. I'm a lover of the theater. I can see you have talent, great talent, and the show must go on. Hallelujah. Non ci capisco niente, Mike. Ma cosa è successo? È semplice. Non hai detto che la vita è una favola? Beh, è arrivata la fata con la bacchetta magica. E che fata? Madame Prudovic, servono 11.000 dollari per alzare il sipario. Non era mica uno scherzo. Vogliamo andare nel suo ufficio? Andiamo. Lei mi farà così felice, tanto felice. Non ci stanno mettendo un po' troppo per una semplice firma? È comprensibile. Ah, non farla sciocca, andiamo. Mi dispiace, io lo aspetto. Lo sai che non voglio che mangi in questa stanza. Coraggio, cara. Glieli starò dando in biglietti da un dollaro e li stanno contando.
Allora si debutta, eh? Lyons riporterà gli scenari e i costumi. Dici davvero? Sì, è stata fantastica, ma passa per il teatro. Le sono piaciute tutte le mie idee. È proprio una donna coi fiocchi. Mi racconterai tutto mentre pranziamo. Ah, mi dimenticavo. Non posso venire con te stasera. Stella e io abbiamo ancora molto da discutere e le ho promesso che avrei... Senti, cara, lo so benissimo che è il tuo compleanno, ma la cosa è importante. Via da brava, sorridi, sta andando tutto a meraviglia. Andrebbe ancora meglio se ti togliessi quel rossetto dalla bocca. Oh, non pensare subito male, ero così felice quando ho visto il denaro. Dovevo abbracciare qualcuno. Devo scappare, a domani. E tanti auguri. Le devo aprire proprio tutte, madame? Sì. Ma desperano sospetto. Che cosa devo farne? Le butti nel vicolo. Nel vicolo? Bene. Le piacciono le sardine? Sì. Perché lei ne ha? No, ma ho qualcosa di meglio. Ho qualcosa che varrebbe $1,000,000 per lei. Davvero? Cos'è? Amore. È stato il classico colpo di fulmine. Dal primo momento che l'ho vista, è quello che chiamano amore a reazione. È un amore assolutamente irrestringibile. Farebbe qualcosa per me? E me lo chiede. Per lei scalerei l'Himalaya, su e su, su e su. Metterei il mio braccio nel fuoco, fino a qui per lei. Vado a prendermi tutte le scatole di sardine che trovo in giro. Sardine? È tutto qui. Ma io voglio ricoprirla di sardine per dimostrarle che l'amo. Farò in un lampo. Povera bestiola, è affamata, la prendo io. Caro, caro. Madame, le nostre ricerche sono finite, ecco la scatola. Oh, dov'è la collana? Qui dentro. Via, Throckmorton. No, non sto scherzando, mangiava le sardine e ha ingoiato la collana. Oh, ma è impossibile. Lo faccio esaminare. Non ho trovato sardine, ho trovato qualcosa di meglio. Cosa? Acciughe! Non so che cosa farmene. Vuole aringhe affumicate, salmone, filetti di sogliola, trote, aragoste, delfini, pesci spada? Io l'amo! Oh, sirena magliarda, portami con te nella grotta di Nettuno. Vattene! Torna da quella donna e non farti più vedere da me. Sei tu, Harpo. Credevo che fosse. È qui che abiti, vero, Harpo?
solo. Tu non hai bisogno degli altri. Non dipendi da nessuno. Sei sempre felice. Oh, Arpo, sei magnifico. Senti, mi è venuta un'idea. Sono una sciocca a lasciarmi comandare dal cuore. Ma non è mai tardi. Mi hanno offerto un posto. Lo accetterò. Ci andrò domani. Mi ci vedi in una grande rivista Broadway? Una stella. Una vera stella. E lavorerò. Non cederò più a sentimentalismi. Lavorerò e lavorerò e diventerò famosa. E saremo ricchi noi due. Perché tu resterai con me. Tu mi hai sempre voluto bene. Non ho altri all'infuori di te. E da ora in avanti il mio impresario sarai tu. Diventeremo famosi insieme e insieme scaleremo le più alte vette di Broadway. Una stella e il suo impresario. Saremo gente importante. Tu diventerai l'impresario più potente che sia mai stato a Broadway. Avrai un ufficio tutto quanto per te, con una grande scrivania di mogano tutta lucida. Tu sarai famoso quanto me, Arpo. Tutti verranno nel tuo ufficio e ti chiameranno al telefono le grandi stelle, gli scrittori, i produttori e ti pregheranno di aiutarli. Ascolterai i più grandi attori, i più grandi cantanti, i più grandi ballerini. Vorranno notizie sulle nuove riviste. Ti pregheranno di farli lavorare con te, con noi. E sarai ricco e influente. Insieme, Arpo, avremo tutto quello che abbiamo sempre sognato. Sempre sognato. Scusami. Ho paura che questo significherebbe ben poco senza quell'orribile Mike Johnson. Con tutti i giorni che aveva, è andato a scegliere il mio compleanno. Eppure lo sapeva. Oh, spero di non avere mai più un altro compleanno.
come farei senza di te. Questo è il più bel compleanno della mia vita. The show is opening. Il mio fedele collaboratore mi informò che Madame Prudovic vi aveva investito del denaro. Capì che qualcosa stava per accadere, che stavo per mettere le mani su quel che inseguivo da tanti anni, Madame Prudovic, cioè voglio dire i brillanti. Mi diressi immediatamente al teatro, in incognito naturalmente. Macchinao, ora tu sai tutto sulla faccenda e questa sera alla prima della rivista potrai averne la soluzione, perché all'alzarsi del sipario Madame Prudovic sarà nel suo palco d'onore e non lontano siederà il marchese Battipanni. Ma se togli al marchese il cilindro, il mantello e l'elegante marsina, troverai me in canottiera e mutande. Mutande! Andiamo, Macchinao. Siamo in tempo per arrivare con elegante ritardo. Buonasera. Sono Ivan. Beh, non stia a preoccuparsi, può sempre cambiare nome in Giovanni o Francesco, basta fare la domanda. Vieni, Macchinao. Non me lo subi, che l'ho preso a nolo. Dammi subito la collana di brillanti. Che tipo, ci conosciamo appena e già mi chiede dei regali. Mi mandano i Romanov per recuperare i brillanti per i quali ti hanno pagato 100.000 zillotti. Zillotti? Ha mai provato a spenderne uno in questo paese? I brillanti. O fra un'ora morrai. Caro Macchinao, permettimi di presentarti l'uomo che mi ucciderà. La ditta Bulova, specializzata in sabbie varie, vi invita ad ascoltare il radiogramma Sangue Rena. Per il vostro orologio, pochi granelli di sabbia. Ancora qualche minuto e morrai. Io sono già quasi pronto.
Don't hurry. I've got plenty of time. I hope you're not going to all that trouble for me. I've used nothing but an electric razor for years. This'll never do. I gotta hide like an elephant. By the way, did you ever try to hide an elephant? You will be dead in 5 minutes. For your information, my doctor gave me 3 years to live, and I don't intend to make a fool out of him. Avanti! Che posso accontentarla? Che domanda inutile. Signor Lynch, ho bisogno del suo aiuto. Ho pochi granelli di vita, mi dica tutto in fretta. Degli uomini mi seguono. Davvero? Non riesco a capire perché. Le consiglio di andare. L'accompagnerò all'autobus. Oh, se non dovessi tornare, faccia pure senza di me. L'unica volta che Marilyn Monroe entrava nel film. Madame Iglici. X-rays of the cat, madame. I see nothing. I know, I can't understand it. Report to the Zotto brothers immediately. Yes, madam. Da 5 minuti, sipario. Sono un mascalzone. Non è una novità. Potresti amare un mascalzone pentito. Ieri sera sono tornato a prenderti 10 minuti dopo che eri andata via. Davvero? Sì. E con la faccia pulita. Cos'è quella collana? Me l'ha data Harpo. Non sta male con questo costume. Ah, robaggio. Domani, se il pubblico stasera non ci lincia, ti comprerò un gioiello vero. L'anello di fidanzamento. Mai. Faustino, preparati, fra pochi minuti sono già pronto, sono già pronto. Avevi al collo. Dove sta? Non lo so. Non vuole parlare. Io vi dico che parlerà. Oggi scappa il morto. Parla, dove hai nascosto il brillante? Sì, tieni qui. Cosa ne hai fatto? Andiamo, parla. Dove gli hai nascosto? Mike! Che succede qui? Lasciatelo! Andiamo alla stanza prima di portarla via. Cosa vuoi? Che ti venga il pensiero? No, sto ancora a fare, ora comincia lo spettacolo. Come faccio? Sei troppo agitato, non ci capisco niente. Va bene, ci proverò. A cosa pensi? Una femmina. Tu non fai altro che pensare alle donne. No, ho capito. È una brava ragazza, eh? E che fa questa brava ragazza? Ma non avevi detto che era una ragazza? Sei pazzo? Ma quello è un cane. Un cane? Cosa c'entra il cane? Un cane lungo. Un cane grosso. Un cane grosso. Un cane enorme. Un cane immane. Immane? Immane? Forza, chi è immane? È immane la mia bocca? Fermo, mi fai male. Ho mal di denti. Immane, mal di denti, 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 mal di denti. Oh, chi è immane e mal di denti?
Io non so leggere la mano, so solo leggere il pensiero. È diventato becco. Adesso canta. Che cosa canta? Oh, Marie? 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 Ma? 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 Ma chi? Ma chi? Ma chi? E chiusa chiave. Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma Maggie! Maggie! Oh, Maggie, ma le malviventi! Oh, che furbo! Eh? Oh, ho capito a volo! L'hanno chiusa chiave i malviventi! Oh, chi è stato? Dimmi! Un uccello? Una mosca? Un aeroplano? Un aquilone? E che sarà mai? E spiegati! Quelli sono i soldati. È scoppiata la guerra. È la bandiera. E sulla bandiera le stelle. Le stelle. Le stelle. Beh, che c'entrano le stelle? Le stelle si grattano, hanno le pulci, hanno le cimici, hanno la rogna. E smettila, mi fai prudere tutto. Prudere. Stella. Prudere. Stella. Prudere. Stella. Prudere. Stella. Stella Prudovic. Oh! E che cosa vuole fare la Prudovic a Maggie? Quello è un cavallo. Vuole andare a cavallo con Maggie? Maggie è andata sotto un cavallo? Vuoi inchiodi il martello? Il martello no? Inchiodi. Inchiodo grosso. Un chiodino? Un chiodinuccio? Un chiodinuccettino? Cosa? Che dici? I fori? Fanno i fori? Fanno i fori? Fanno fori? Trotto 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 fanno fori? Fanno fuori, la fanno fuori. E dove sta? Dove sta? A cavallo. È un cavallo, bravo? No? Un brocco? Va forte? È una roccia. Una cavalla. Una roccia. E dove sta? La roccia. Dove sta? Roccia. La roccia. La roccia. La roccia. La roccia. La roccia. Ah, la stazza. No, voglio stazzare Maggie. Presto. Andiamo. Auguri. Grazie, Dì. Dici dove sono i brillanti o ti ammazziamo. Vogliono i brillanti, chi li ha i brillanti? Cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Andiamo, ragazzi, andiamo. Mettetevi in fila e sfoderate un bel sorriso. Ricordatevi che questa è la prima. Su, ripassatevi la parte e metteteci cuore. Profumi dall'India, perle dalla rana, brillanti dall'Africa. Portiamola all'albergo. Abbiamo la rivista. Non ci interessa. La terremo là finché non ci dirà dove ha messo i brillanti. No, non portatela via. Confesserò. Io i brillanti. Li ho trovati io. Dove sono? Eccoli, sono qui. Venite a prenderli. Tieni, Arpo. Non lasciamolo scappare. Arpo, fermi qua. Aiutami a spingerlo, forza. Senti. Dobbiamo fare in modo che non ci prendano. Se si accorgono che non abbiamo i brillanti veri, interrompono la rivista e uccidono Maggie. Ora devo tornare in palcoscenico. Svelto, scappa! Eccolo là! Lo
lo vedo! Ora non lo vedo più. Accidenti! Tagliamogli la strada. Ho salvato Arpo, ho salvato la rivista, sono un eroe, io soltanto!
Di riuscita erano una contro mille, eppure ero nuovamente sulla breccia. Sfidando la morte, frugai intrepidamente ogni possibile nascondiglio. Si ricorda di me? Sì, e come? No, voglio dire prima di allora. Lince, ti avverto. Questa volta sono decisa ad avere i brillanti e nessuno potrà fermarmi. Oh, no, è inutile che lei usi questi mezzi. Non cederò mai alle sue voglie. Quei brillanti, imbecille. Vuole i brillanti, ma certo che glieli darò. Ma lei che cosa mi dà? Non volevo mica questi. Dove sono? Lì a lei. Quelli veri. Quelli sono quelli veri, e altro che quelli falsi. Quasi per buttarmi a corpo morto nella mischia. Da ora in poi dirigo io le operazioni. Lei ha una scusa e per caso venga. Vado a sistemare una questione lasciata in sospeso.
missione fallita. Marilyn Monroe mi ha preso a schiaffoni. Frugalo. No, ho paura di trovarci un cadavere. Ti dispiace chiudere un momento gli occhi? Vi offrugherò io stesso. No, i brillanti ci hanno tenuto divisi per troppo tempo. Tenterò l'immersione. Ucciderei chiunque avesse quei brillanti. Tony, caro. Attenta, mi stai bruciando la giacca. Ah, non mi importa niente dei brillanti. Ciò che voglio sei tu. L'hai capita che sono un gioiello, eh? Questo è il momento più bello di tutta la mia vita. Vieni, amore. Arrivederci, vecchio. È stato un piacere per me. Mi fai il soldo di quel portafoglio. Oh, amore, fuggiamo insieme, tu e io soli. Ci daremo la bella vita, festa e champagne, Monte Carlo, Rio de Janeiro. Ma prima bisogna che passi dal capo ufficio a farmi dare un acconto sulla tredicesima. Così finì quella strana avventura. I brillanti rimasero nelle mani di un pezzente che probabilmente li avrà persi ai dadi senza rendersi conto del loro valore. Anyway, that was six cases ago. Right now I'm hot on the trail of the Calcutta cutthroats, and I have tracked them down to a good humor plant in Istanbul. Answer that, my man. I'm busy. Gin, eh? 10, 30, 40, 47, 50, 60. Fine assistant. 20, 30. I hope they're not playing for money. Sì. Sì, cara. Sì, però a casa, cara. No, non farò tardi, cara. Alle 6 in punto, tesoro. Sì, cara. Arrivederci, cara. Mia moglie. Ma certo, Madame Prudovic. Love, happy, and love, happy. It's wonderful to know the meaning of happy. And I know why all my dreams come true. 'Cause you're